Amici di Campania, il pallone qui dall'esterno dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove da pochi istanti si è conclusa la seduta mattutina del Napoli in questo settimo giorno di ritiro in terra abruzzese. Altra seduta piuttosto intensa degli azzurri agli ordini di mister Luciano Spalletti. L'allenamento si è aperta con una partitella a metà campo in cui il protagonista assoluto è stato un Victor Osimhen davvero molto in palla. L'attaccante nigeriano ha siglato una doppietta, ma oltre ai gol si è messo in mostra con delle giocate davvero di pregevole fattura ed oltretutto sta mostrando comunque dei progressi nelle capacità di dialogare con il resto della squadra, e sappiamo che questo è un aspetto su cui il numero 9 azzurro ha da lavorare anche per trovarsi maggiormente a suo agio in un modulo come il 4-3-3 su cui Spalletti è propenso a puntare forte, perché ricordiamo che nella passata stagione lo schema di gioco utilizzato con maggiore prevalenza è stato il 4-2-3-1, ovvero un modulo che saltava al meglio le caratteristiche di Victor Osimhen, che ovviamente poteva sfruttare le proprie grandi capacità nello scatto in profondità, mentre ovviamente in uno schema di gioco come il 4-3-3 deve maggiormente dialogare con il resto della squadra e appunto lavorare per i suoi compagni. Terminata la partitella a metà campo, la squadra si è spostata sul campo 3, dunque Spalletti probabilmente in questa fase dell'allenamento ha voluto provare qualche schema che aveva intenzione di non rendere noto dinanzi alle telecamere e agli occhi ovviamente dei giornalisti e dei tifosi. Appunto Spalletti durante questo ritiro sembra abbia intenzione di provare diverse situazioni che preferisce non rendere visibili, come appunto mostrato dalle diverse sedute di allenamento che nel corso di questo ritiro qui in Abruzzo si terranno a porte chiuse. E a proposito, proprio oggi pomeriggio è prevista una seduta, ma che sarà chiusa sia alla stampa che ai tifosi. E poi la squadra, una volta rientrata in campo, ha svolto un'altra esercitazione tecnico-tattica che ha avuto inizio con Spalletti molto attento comunque a dare le varie indicazioni del caso ai centrocampisti e agli attaccanti. Qui questa esercitazione era incentrata su uno schema particolare, ovvero con l'esterno che andava a servire la mezzala e la mezzala che a sua volta era chiamata a verticalizzare per gli attaccanti, che erano chiamati ad inserirsi alle spalle della linea difensiva. E poi si è chiuso con una esercitazione rivolta alla triangolazione nello stretto tra mezzala, interno di centrocampo e centravanti. E dunque, detto questo, è al momento tutto qui dal Patini di Castel di Sangro. Analizzando alcuni singoli molto bene anche oggi Gianluca Gaetano, che nel corso del ritiro di Di Maro era parso un po' sottotono, ma adesso è decisamente in palla. Nel corso della preparazione l'avevamo visto già negli scorsi giorni, sta mostrando degli evidenti progressi e certamente parliamo di un ragazzo che va
attenzionato bene, essendo reduce da una stagione vissuta da assoluto protagonista in prestito alla Cremonese, con la quale tra l'altro ha ottenuto la promozione in Serie A. Dunque, al momento è tutto qui dall'esterno dello stadio Teofilo Patini. Ci ritroveremo a breve con il direttore Saverio Quatrano per commentare la conferenza stampa di Mattias Oliveira, che dunque parlerà per la prima volta alla stampa da calciatore del Napoli, e andremo dunque a commentare le dichiarazioni del terzino uruguaiano. Appuntamento a dopo.